Una serata eccezionale, una serata veramente speciale per l'apertura del Festival Puccini. Siamo alla prima della Tosca con la regia di Stefania Sandrelli e non potevamo anche noi di Rotocalco Versilia non essere presenti ad un evento così speciale. Le nostre telecamere, su Noi TV, l'opera, il Festival Puccini è seguito più volte in diretta con speciali, con differite, eccetera. La programmazione è veramente molto ricca, ma anche noi di Rotocalco Versilia volevamo essere presenti a questa serata, a questa prima davvero speciale, anche perché volevamo intervistare e sentire l'imprenditoria del territorio, l'imprenditoria che sta ripartendo, che sta appunto cercando di ritrovare la grinta per ritornare, per rilanciare l'economia e che tiene particolarmente alla sponsorizzazione o comunque alla presenza degli eventi importanti, importantissimi come questo, ma anche di eventi di, più piccoli, più caratteristici delle varie zone del nostro territorio. Questo per portarle in televisione, per poterle promuovere, per far sì che possano nascere, a volte anche nascere, poi piano piano crescere e diventare eventi importanti. Ma stasera il protagonista è lui, è Giacomo Puccini. L'imprenditoria del territorio è un sostegno importante agli eventi del territorio, a mantenerli in vita e a promuoverli. Sì, certo, noi cerchiamo sempre di investire sul nostro territorio, sulla Versilia, sulla nostra zona, perché il cuore batte qua e comunque noi appunto abbiamo sempre cercato di mettere il massimo nella nostra azienda. Noi appunto siamo tre donne e cerchiamo di dare il massimo e appunto investendo proprio anche proprio sul territorio, sugli eventi che vengono fatti sul territorio, perché questo è importante. Eh sì, è importante perché lega il nome dell'azienda, il proprio brand, ma anche fa vivere e continuare gli eventi, magari anche quelli più piccoli rispetto a questo così grande. Sì, sì, certo. No, no, ma noi sinceramente ci piace anche proprio anche sponsorizzare anche gli eventi minori, perché nulla, cioè, abbiamo visto che poi col tempo anche magari gli eventi che all'inizio sono embrionali nascono come piccolini, poi sono sviluppati, certo, sì sì, e quindi noi cerchiamo spesso di valorizzare anche piccoli, proprio anche piccoli eventi. Possiamo dire che comunque la guida di tre donne in un'azienda dà quel tocco di maggiore sensibilità? Sì, possiamo dire questo, certo, sì. Io penso che è un valore aggiunto. Pietro Paolo Tognetti, presidente, fondatore di Persope, più me, è anche un appassionato dell'opera. Sì, diciamo un dilettante, da bambino, e ormai sono vecchio, mio fratello mi ha accompagnato in questa passione, quindi Puccini in particolare è molto melodico, insomma, ci ha visto la Tosca qui a Torre del Lago, in teatro, ma anche altre opere di Puccini, e mi piace, è una serata diversa, la musica è bella, insomma, ecco, riconcilia un po'. Ecco, e ce n'è bisogno. La vostra è un'azienda orgoglio del territorio, lo possiamo dire, 250 negozi. Non sta a me dirlo, però mi fa piacere che venga detto, che venga diciamo sottolineato. Insomma. Ecco, quanto è importante per le aziende del territorio anche promuovere, accompagnare e sponsorizzare gli eventi grandi e piccoli appunto della nostra zona? A parte la mia passione personale per questo tipo di cose, però attività culturali in genere, sportive, nel limite del possibile, siamo dopodomani a Villa Bertelli, c'è un concerto, anche lì siamo co-sponsor. Stamani era a Castelnuovo col senatore Morcucci, voi mi avete fatto un'intervista, oggi riempirò i vostri cilegiornali e anche lì
il Cerchio delle Muse, tutto musicale, specialmente in estate, diciamo così. Fortezza di Montalfonso, dove ero l'altra sera, nei limiti del possibile, perché poi a tutti gli eventi non si può, bisogna anche lavorare, bisogna anche lavorare. Noi vogliamo ripartire dalla bellezza, ripartiamo dalla bellezza, dalla cultura, dall'arte e soprattutto stasera dalla musica. E ripartiamo da Puccini in un luogo straordinario, finalmente rivediamo le persone che vanno a teatro e per noi è importante perché in qualche modo Puccini sancisce il simbolo della ripartenza di Viareggio attraverso la candidatura a Capitale della Cultura per il 2024, centenario della morte di Puccini. Bene, stasera diciamo è una serata importante per noi perché Viareggio è tornata alla normalità. Questo era normale fino a un paio d'anni fa, stasera appare un evento straordinario. Ecco, godiamoci questa straordinaria normalità. Lo dobbiamo fare con grande cautela e prudenza, però dobbiamo certamente provare con tutti i modi a tornare alla normalità e questi momenti sono davvero importanti, significativi, perché ci danno un segnale forte di partecipazione, di coraggio, di ottimismo e di fiducia nel futuro. Poi però bisogna mantenere sempre grande cautela perché, come abbiamo visto nell'ultimo periodo, i contagi non mollano e quindi dobbiamo evidentemente mai abbassare la guardia. È una delle più belle opere di Puccini, ovviamente, con delle arie pucciniane favolose, per cui insomma è attraentissima. E poi è la storia di una donna coraggiosa, forte, libera e che non accetta compromessi che all'epoca erano quasi normali, cioè era una specie di ticket di pedaggio che uno doveva pagare se voleva fare l'artista, no? E poi abbiamo scoperto delle cose di Scarpia molto innovative, per cui l'innovazione fa, come dire, è dinamica e fa progredire, procedere in avanti, no? E che va bene, che è misogino, va bene, ma che ce l'ha con gli artisti. Quindi abbiamo fatto piccoli cenni molto importanti per sottolineare il fatto che lui odia l'arte, no? E qualcuno, e questo è molto, come dire, moderno non mi piace, come si può trovare un'altra parola, contemporaneo, nel senso che poco tempo fa qualcuno ha detto che non si mangia con l'arte, senza l'arte non c'è vita. E il Covid l'ha, come dire, l'ha fatto uscire ancora di più questa realtà.